Un fatidico pomeriggio, la malinconia riempie la casa di Richard e sua moglie, Mary. Il figlio di Richard e il figliastro di Mary, Stephen, è costretto ad andare in collegio perché si è trasformato in un adolescente problematico. Richard cerca di ragionare con Stephen sulla strada, ma questo fa solo infuriare suo figlio. Stephen diventa quindi aggressivo e discute con suo padre, mentre sta guidando, facendoli schiantare contro un camion in arrivo. 6 mesi dopo, Mary si sveglia e si dirige verso la cucina. Poi apre le tende della stanza di Stephen, che ora è in stato vegetativo. In salotto, Mary spinge Stephen davanti alla televisione prima di andare alla clinica. Come psicologa, lavora con adolescenti e bambini. Uno dei suoi pazienti è un bambino orfano sordo di nome Tom, che è indifferente nei suoi confronti. Dopo la loro sessione, la tutrice di Tom, Joan, informa Mary del trasferimento di Tom in una casa famiglia a Boston. Tom non va d'accordo con gli altri bambini dell'orfanotrofio perché diventa violento, quindi i suoi superiori non hanno altra scelta che spostarlo. Triste per la notizia, Mary sente ancora di avere bisogno di aiutare Tom. Prima che Tom e Joan se ne vadano, Mary prende una sciarpa e un cappello che un tempo appartenevano a Stephen e li dà a Tom. Di ritorno in clinica, la receptionist, Lucy, le consegna un opuscolo di una casa di cura per Stephen. Arriva la notte e Mary ha una sessione con il suo terapeuta, il dottor Wilson. Dopo un'attenta riflessione, Mary decide finalmente di mettere Stephen in una casa di cura. Per lei, Stephen è diventato un corpo privo di emozioni. Dopo un po', Mary fa il bagno a Stephen e canta una ninna nanna. Allo stesso tempo, immerge Stephen nell'acqua, ma all'improvviso si sveglia e si rende conto che stava solo sognando. Dopo aver sentito un rumore al piano di sotto, decide di dare un'occhiata. Dopo non essere riuscito a trovare la fonte del rumore, esce per indagare. Mary poi sente il finestrino di un'auto rompersi, vicino alla sua clinica, costringendola a chiamare la polizia. Tuttavia, mentre Mary si avvicina al suo veicolo, vede Tom all'interno. Di ritorno in salotto, dà a Tom una cioccolata calda. Riceve quindi una chiamata da Joan. Mentre parlano, Mary viene improvvisamente rinchiusa dentro. Fortunatamente ha delle chiavi di riserva e apre la porta, ma con suo sgomento, Tom è scomparso. Vedendo la porta aperta, esce per cercare il ragazzo, ma non lo trova. Arriva la mattina e lo sceriffo assicura a Mary che inizieranno la ricerca il prima possibile. Quella sera, Mary si alza dal letto dopo aver sentito qualcosa fuori. Tuttavia non trova nulla e decide solo di tornare a casa. Poi, improvvisamente sente strani rumori e si spaventa, così Mary si affretta a tornare. Sfortunatamente, non riesce a chiudersi dentro, perché una mano blocca la porta. Quando Mary la apre e vede Stephen, alla fine si sveglia e si rende conto di aver avuto un altro incubo. La mattina seguente, Lucy trova Mary nella stanza di Stephen, che ha appena finito di pulire per Tom nel caso in cui ritorni. Lucy poi le ricorda una sessione con un altro paziente, Aaron, così va alla clinica. Frustrato, Aaron si sfoga su come odia l'attenzione che Tom stia ricevendo. Mary si distrae mentre fissa un articolo di giornale su Tom, senza prestare attenzione ad Aaron. Dopo la sessione, il padre di Aaron, Doug, parla con Mary dei progressi del figlio. Ha ancora molta strada da fare, ma Mary crede che Aaron accetterà presto il divorzio. Poi Doug chiede a Mary di uscire per un appuntamento, ma per motivi etici lei rifiuta. Pensando di averla offesa, Doug si scusa con Mary. Poi mentre Mary torna dentro, Doug vede Stephen che lo fissa vicino alla finestra. Arriva la notte, e mentre Mary mette a letto Stephen, un rumore improvviso arriva dal corridoio. Tuttavia Stephen stringe saldamente la mano di Mary, quindi lei sceglie di ignorarlo. Poi nel cuore della notte, Mary si sveglia perché sente dei passi avvicinarsi alla sua stanza. Non riesce a muoversi quando la sua porta si apre e dopo aver visto una figura di un giovane ragazzo al buio, chiude gli occhi per paura. Quando li riapre, la figura scompare. Tuttavia, pochi secondi dopo, Tom si presenta nella stanza e copre la bocca di Mary, esortandola a tacere. Al mattino, Mary condivide le sue recenti allucinazioni con Wilson. Attribuisce le sue strane esperienze ad una condizione chiamata parasonnia, che scatena terrori notturni. Angosciata, Mary inizia a credere che Tom sia morto e che il suo fantasma la perseguita. Per spiegare ciò che sta vivendo, Wilson afferma che il fantasma potrebbe rappresentare il bambino reale che lei ha perso, ossia Stephen. Prima di terminare la loro sessione, Wilson chiede il suo campione di sangue mentre pensa che le darà delle pillole per dormire. Più tardi, Mary chiude la porta dopo aver notato che è aperta. Quindi apre la porta per l'infermiera che prenderà il suo campione di sangue. Dopo, Mary e Lucy fanno una passeggiata. Spettegolano su Doug e Lucy convince Mary a dare all'amore un'altra possibilità e chiamarlo. Una notte, Mary decide finalmente di invitare Doug a cena. Mary poi si scusa per essere stata maleducata durante il loro ultimo incontro.
Doug conosce la situazione di Mary e Stephen e si immedesima in lei mentre si relaziona con l'avere un adolescente problematico. La cena finisce e Mary è troppo stanca per ripulire. Si sdraia sul divano e proprio mentre sta per dormire sente una porta chiudersi. Anche se ha le vertigini, Mary si alza per controllare il figliastro. Tuttavia, dopo aver scoperto che Stephen non è a letto, si fa prendere dal panico. Mary fa del suo meglio per cercarlo, nonostante si senta disorientata e sente di nuovo strani rumori all'interno della casa. Quando si rende conto che i rumori provengono dal condotto di ventilazione, si avvicina con riluttanza e lo apre. Ma non appena lo apre, si spaventa quando qualcuno la afferra. Fortunatamente riesce a liberarsi e calcia la porta prima di bloccarla. Il giorno seguente, Mary si sveglia sentendosi intontita dopo aver dormito di fronte al condotto. Poi va a controllare Stephen e vede dei graffi sulla sua guancia. Quindi chiama rapidamente Wilson per dirgli che le sue allucinazioni sono in effetti reali. Tuttavia Wilson non vuole ascoltare e pensa che Mary si stia solo aggrappando a spiegazioni irrazionali. Per curare questo, Wilson ha in programma di darle antidepressivi non appena riceverà i risultati dell'esame del sangue. Una tempesta di neve si sta avvicinando e in cucina Mary sente la notizia di un ragazzo somigliante a Tom avvistato in Florida e lei tira un sospiro di sollievo. Più tardi quel giorno, Lucy dà a Mary alcune provviste per la tempesta in arrivo. Poi invita entrambi a rifugiarsi con lei, ma lei rifiuta e dice che staranno bene. Dopo, Mary mette un po' di legna da ardere nella loro stufa antica in ghisa. Poi scende nel seminterrato per prendere alcune lanterne in caso di blackout. Laggiù sente un suono brontolante e depassa il piano di sopra. Mentre sale, Doug la sorprende e invita lei e Stephen a passare la notte con lui e Aaron, fino a quando la tempesta di neve non sarà finita. Tuttavia, Mary rifiuta educatamente prima di menzionare Tom. È sollevata dal fatto che le autorità abbiano già trovato il ragazzo, ma Doug la informa che è un falso allarme. Mary allora diventa ansiosa, così chiede a Doug di andarsene per poi tornare al seminterrato. Tuttavia, quando Mary non riesce a trovare la chiave del deposito, usa un'accetta per colpire la serratura. Intanto, al piano di sopra, Wilson sta cercando di chiamarla e dopo un po' di tempo, Mary finalmente risponde. Wilson ha ricevuto i risultati dell'esame del sangue di Mary ed è deluso nello scoprire che Mary sta assumendo droghe senza la sua approvazione. L'accusa persino di aver rubato le medicine di Stephen, ma Mary non ha idea di cosa stia parlando. Lascia la stanza, ma non termina la chiamata. Una volta che Mary se n'è andata, Will nota che Stephen non è sulla sua sedia a rotelle, per poi vederlo attraversare la stanza. Pochi istanti dopo, un'improvvisa interruzione di corrente fa perdere la connessione a Wilson. Poi cerca disperatamente di chiamare Mary, ma lei è bloccata nel seminterrato con solo una lampada. Non passa molto tempo prima che finalmente veda Tom e mentre si spaventa e cerca di fuggire, quasi si imbatte in Stephen. Mary non riesce a credere che Stephen sia in piedi, ma lui non le dà alcuna possibilità di reagire e la butta fuori combattimento. Dopo aver portato Mary in bagno, Stephen la lava nuda e legata. Poi riprende conoscenza e cerca di liberarsi, ma Stephen la calma e le dice di tacere. Tuttavia, non appena Stephen le toglie il nastro dalla bocca, lei urla per chiedere aiuto. Spaventato, Stephen le copre di nuovo la bocca con la mano, mentre le ordina di non urlare, e alla fine si calma. Spiega solo che sta ringraziando Mary per essersi presa cura di lui. Stephen non voleva che questo finisse, così ha finto di non essere in grado di parlare e muoversi. Sfortunatamente quei pochi mesi in cui Mary era solo per lui finirono quando arrivò Tom. Stephen sente che Mary ha scelto Tom al posto suo, quindi ha deciso di sbarazzarsi del ragazzo. Tuttavia Tom sopravvisse e trovò un modo per nascondersi in casa. A causa della rivelazione di Stephen, Mary si rende conto che è Tom che ha sempre sentito e che non ha avuto delle allucinazioni. Intanto, Stephen confessa anche di drogare costantemente Mary dall'arrivo di Tom e con le pillole in mano droga di nuovo Mary. Stephen le promette che le cose torneranno presto alla normalità e Mary può solo piangere impotente mentre lui se ne va. Allo stesso tempo, Wilson guida attraverso la tempesta di neve e chiama i poliziotti, ma mentre si avvicina alla casa di Mary, perde il controllo della sua auto e si schianta contro un mucchio di neve. Fortunatamente Wilson ne è malappena ferito e continua a piedi. D'altra parte, Mary usa lo shampoo per liberarsi. Poi beve la stessa bottiglia per vomitare le pillole che ha preso in precedenza. Ora fuori dal bagno, Mary si intrufola al piano terra e cerca di chiedere aiuto, ma non c'è segnale. Segue poi le urla di Stephen da seminterrato, dove vede Tom legato. Stephen è consapevole della sua presenza e si confronta con Mary per quanto riguarda i suoi piani di mandarlo in una casa di cura, per poi avvicinarsi a lei con un'ascia. Questo spinge Mary a cercare una pistola che presto si rende conto che non è carica, quindi invece Mary la usa per mettere fuori gioco Stephen.
Poi sliga rapidamente Tom, ma Stephen si rialza e la afferra per i capelli, per poi provare ad attaccare Tom. Mary riesce a tenere a bada Stephen, permettendo a Tom di fuggire. Mary tenta di calmare Stephen, mentre crede che l'incidente abbia causato l'improvviso cambiamento in lui, ma il suo figliastro ammette di aver causato la morte di suo padre. Voleva che suo padre morisse in modo che lui e Mary potessero stare sempre insieme, e mentre abbraccia la sua matrigna, Mary lo colpisce all'inguine per poi fuggire. Dopo aver chiuso a chiave la porta del seminterrato, Mary si taccia l'intera casa alla ricerca di Tom. Poi lo trova nascosto in un armadio. Senza scelta, Mary esce e lascia impronte sulla neve, per far sembrare che se n'è andata. Poi mette via gli stivali e si nasconde nell'armadio con Tom, proprio mentre Stephen esce dal seminterrato. Stephen guarda fuori e vede le impronte, ma la neve lasciata da Mary all'ingresso e sospetta. Ora sa che Mary sta cercando di ingannarlo. Stephen apre l'armadio con un martello in mano, ma non riesce a vedere la sua matrigna nascosta dietro i vestiti. Tuttavia, la sua ricerca viene interrotta quando Wilson arriva. Ignaro del pericolo, Wilson si dirige all'interno e si imbatte nella sedia a rotelle di Stephen. Si gira e viene pugnalato da Stephen, che lo incolpa per la decisione di Mary di mandarlo in una casa di cura. Ancora nell'armadio, i due sentono Stephen barricarsi in casa e si dirige al piano di sopra per continuare a bloccare le finestre. Dopo averlo visto salire, Mary consiglia a Tom di rimanere nell'armadio mentre chiede aiuto. Tuttavia, mentre Mary rimuove la neve che blocca la porta della cucina, trova un Doug morto e congelato. Spaventata, torna nell'armadio e chiede a Tom di cercare una via d'uscita con lei. Fanno del loro meglio per evitare Stephen e alla fine Mary trova il dottore morente. Wilson dice a Mary di giocare con le delusioni di Stephen e portare Tom in salvo. Dopo aver scoperto che ogni porta e finestra è bloccata, Mary sale sul tavolo della cucina e rompe una finestra del lucernario. Stephen la sente e corre al piano di sotto per impedire a Mary e Tom di fuggire, ma il ragazzino è già riuscito a salire sul tetto. Per disinnescare la tensione, Mary cerca di dire a Stephen che ha commesso un errore, ma lui si arrabbia e la blocca contro la stufa. Tuttavia, Mary continua a confondere Stephen dicendo che lo ama e non appena abbassa la guardia, spinge la sua mano sul piano cottura, in fiamme. Ferito e infuriato, strangola Mary ma viene distratto da Tom che lascia cadere della neve dal lucernario. Senza perdere tempo, Mary colpisce Stephen in testa con una padella e lo butta fuori combattimento, per poi far scendere Tom. Poi toglie i chiodi sulla porta d'ingresso con il martello e fugge con il ragazzo. Stephen si rende presto conto che Mary e Tom sono fuori, quindi rapidamente li segue e prende il suo martello. Passano il bosco e arrivano ad un lago. Mary si trova tra Tom e Stephen. Tom cerca di andarsene su un molo galleggiante, ma è ancorato al molo principale. Tenta persino di spezzare le catene, mentre Mary trattiene Stephen, ma è inutile. Stephen sopraffa Mary anche se lei usa un remo per combatterlo e salta sul molo galleggiante, facendo perdere l'equilibrio a Tom e cadere in acqua. Poi inizia ad annegare Tom e mentre Mary lotta per fermarlo, decide di colpire il suo figliastro sulla testa con un martello. Il colpo lo uccide immediatamente e dopo aver aiutato Tom, osserva il corpo galleggiante in acqua. Dopo un po' di tempo, Mary visita il centro di adozione dei bambini con Tom. Il ragazzo mostra a Mary un disegno di un cane, chiedendone uno, così Mary dice che lo prenderà in considerazione. Infine, mentre si dirigono all'ingresso dell'agenzia di adozione, Mary assicura a Tom che tutto andrà bene. Fine, grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto e vuoi aiutare la crescita del canale, lascia un like, commenta e iscriviti.